Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Vuoi mantenerti in forma? Vuoi fare una sana palestra? Ti piace la box, detta anche la nobile arte? E allora vai al Boxing Club di Castellammare di Stabia, in via Napoli 344, zona Cantieri Metallurgici. Troverai personale qualificato che ti accoglierà e ti permetterà di seguire il tuo sport preferito. Se vuoi, contattaci allo 081 870 7523 oppure al 339 43 44 675. Ci puoi seguire su Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Boxing Club ti rimette in forma. Siamo in compagnia del mister De Francavilla, ecco chi non conosce il mister D'Agostino. Quest'oggi è con una partita particolare dal Virtus Francavilla, un primo tempo così così, diciamo anche con i calciatori, poi nella ripresa qualcosina in più, però ha fatto, possiamo dire, tutto la Juve Stabia nel bene e nel male. Ma se sei di parte, sì. Vedo anche l'accento, sei di parte, quindi sì, sì, assolutamente. Perfetto. Sì, il primo tempo abbiamo sofferto perché, come ho detto poc'anzi, due tra i miei giocatori non erano in partita. E contro questa Juve Stabia soffri. Nel secondo tempo, nei 20 minuti, abbiamo giocato a calcio per come il Francavilla sa fare, e forse non abbiamo creduto di poter andare in vantaggio e abbiamo lasciato un'altra volta campo alla Juve Stabia, che ha giocatori importanti. E abbiamo saputo soffrire, ma sapevamo che comunque questo è un campo dove tutte vengono a soffrire, e quindi è stato un buon punto. Ecco, per voi è stato positivo, ecco, l'uscita di Paponi, perché da quel momento la Juve Stabia sembra non aver trovato più quella spinta necessaria, perché comunque è un giocatore che si portava dietro due o tre difensori del Francavilla. Sì, è un giocatore di un'altra categoria, un giocatore esperto, un giocatore che tiene palla, che fa girare la squadra, si riesce a fare molto bene il vertice alto, quindi è un giocatore importante, forse uno dei più pericolosi uomini che ha il mister Caserta. Sì, diciamo che anche noi avevamo delle assenze, sì. E quindi sia noi che loro abbiamo sopperito oggi con altri giocatori che comunque hanno dato tutto, che comunque, però i giocatori importanti non sono tutti quelli che riescono a fare la differenza, quindi con l'uscita di Paponi certamente noi siamo riusciti ad alzare un po' più il baricentro. Ma io questa vez si è lamentato un po' dell'arbitro. Ma non toccherei questo tasto, perché capisco, non so in quale circostanza. Il problema è solo uno, il problema è che io e Caserta, il mister, siamo due persone, due uomini che hanno, credo, abbiamo fatto 20 anni di pallone, e ogni volta ci viene detto di cercare di avere una comunicazione, di parlare con l'arbitro, di essere partecipi con loro. Ogni volta però che chiediamo delle spiegazioni non ci vengono date, quindi capisco un po'. Adesso devo rivedere la partita, onestamente, sono sincero, perché io parlo sia a favore che contro, quindi lo sport è bello per questo. Però nella collaborazione con la terna si fa un po' fatica a parlare, perché anche il guardaline su alcuni falli laterali, ad esempio, era sempre indeciso e guardava l'arbitro, invece è lui che deve dare una mano all'arbitro. Bisogna, secondo me, sistemare un po' le cose, aggiustare un po' le cose, anche perché negli altri campionati che guardo, europei, l'arbitro comunica molto con i giocatori. Qui in Italia c'è un poca po' di disponibilità. Diciamo che c'è un, non dico essere permalosi, però forse sentono più di noi la partita e quindi si scaldano più prima loro che noi. Ecco, come ti stai trovando in questo ruolo di allenatore? Perché Fabio ha iniziato anche lui oggi, cioè quest'anno. Tu come ti trovi? Ma io sono contento che siamo giovani, quindi poi siamo stati centrocampisti, quindi questo tra virgolette ci avvantaggia, perché il ruolo del centrocampista è un ruolo dove devi guardare tutti i reparti, quindi da allenatore mi sto accorgendo che è una cosa molto a mio favore. Dall'altra parte, dato che sono una persona che è abituata a guardare sempre ogni zona del campo, quando vedo degli atteggiamenti sbagliati nei miei giocatori, alcune volte mi mordo la lingua, perché certe volte devi lasciar perdere. Da giocatore degli spogliatoi non ne facevo passare una, da allenatore devi stare un po', devi cambiare un po' il carattere, però era quello che volevo fare, sono contento, la squadra sta andando bene, i ragazzi mi seguono, quindi insomma sono contento del percorso. Che cos'è che appunto non ti è piaciuto oggi di questa Virtus Francavilla, e che cos'è che non ti è piaciuto? Ma non mi è piaciuto l'approccio, non di tutti i calciatori, non mi è piaciuto l'approccio, perché
La cosa che cerco di trasmettere alla squadra è che uno sport, forse credo, lo sport più bello del mondo, dove in ogni minuto, in ogni circostanza puoi riprenderti da un errore, e noi abbiamo fatto qualche errore di valutazione dei passaggi orizzontali dove per legge del calcio non vengono mai fatti, e noi abbiamo preso 2 o 3 ripartenze su errori nostri, e poi c'è il giocatore di personalità che reagisce subito, il giocatore pure giovane che si impaurisce perché questo è uno stadio importante, in una società importante, e magari va fuori partita. E quindi non mi è piaciuto l'approccio, mi è piaciuto il secondo tempo dove abbiamo fatto la partita prima del vantaggio, e poi abbiamo saputo soffrire, anche se, ripeto, se ci avessimo creduto un po' di più in quel momento che la Juve Stabia era un po' titubante, in difficoltà, forse avremmo portato a casa qualche risultato in più. Però sono realista e quindi va bene il pareggio.